mentre siamo seduti a un tavolino sul terrazzo di un bar per una tarda colazione, le porto fortuna. Le arriva sul telefono una mail con un lavoro: accogliere gli ospiti in una cerimonia culturale. C'è l'orario e la paga, che fatti due conti non arriva a 5 euro all'ora. E poi c'è una raffica di prescrizioni corporali, che ricordarle tutte è davvero impossibile. Gonna di una certa lunghezza o pantaloni, calze nere, maglietta a girocollo di un dato colore, no bracciali visibili, no orecchini grandi, no tatuaggi. Tatuaggi credo sul viso e sulle mani, date le calze nere e il girocollo. E poi qualcosa riguardo i capelli, e altro ancora, non finisce di leggermi l'elenco. La mail si conclude con un ciao, ti aspettiamo. Io le dico che dopo averle richiesto una divisa così grigia e precisa, le dovrebbero dare del lei, non fare tanto gli amiconi. Poi cerco di vedere le ragioni, per carità, dei datori di lavoro. Vogliono una sobria, anonima eleganza, forse sì, insomma, ma però chissà, per poi neanche 5 euro all'ora. E fra l'altro è una manifestazione d'arte, non un congresso di economisti. Ma sì, insomma, non facciamo gli estremisti, ci si adatta, ci saranno ragioni. Poi tanto nel pensiero non resisto a non fare l'estremista, figuriamoci. E penso che, quanto a trattare come un oggetto, le avessero chiesto di stare tutta nuda, sarebbe uguale, ma meno complicato, più veloce da spiegare nella mail. Ma è un pensiero che mi sono abituato a non troppo esternare. La mattinata è bella, parliamo d'altro. Ci sono biciclette, e primavera, e sentimenti, e amori, che sono argomenti più vivi e più importanti, argomenti migliori. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa, quando la scrocco a mio figlio, e facciamo i lavoretti per pagare le bollette, e ti preparo colazione con il burro di soia, e troviamo le cose per terra, e ci baciamo, e guardiamo accendersi il campanile, e ceniamo un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo, e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi, e facciamo l'amore, e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia, e ci mandiamo gli sms se appena un giorno restiamo lontani, e ci diciamo gli odori, e ci diciamo gli altri amori. Ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore, ci addormentiamo nudi, ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi, tu, come puoi pensare che ci manchi qualcosa? Vedere ragazze seminude o nude, belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, o seminude giocano in luci e colori in un locale con musica e gente, o nude giocano a pallavolo su una spiaggia naturista, o nude posano per un fotografo. È bello, non rompetemi le palle, non rompetemi le palle con i vostri discorsi volgari maschilisti o sussiegosi femministi, che in questo caso, è curioso, no? Vanno a parare allo stesso dispregio. Non rompetemi le palle. Dire che queste cose fanno schifo perché anche la TV di Berlusconi le fa, è come dire che Dante fa schifo perché anche Bondi le poesie le fa. Belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, è un patrimonio dell'umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare. Affascinava 8.000 anni fa, finché c'è vita affascinerà. E la ragazza che lo fa, io la guardo con vasta gratitudine, aggiunge al mondo un tocco di splendore, ruba un poco di luce contro il buio vorace che noi tutti attende con il suo sogghigno stronzo. Vedere ragazze seminude o nude nell'armonia del corpo in movimento è bello, non rompetemi le palle, né rompetele a loro. Guardatele piuttosto, e se siete fortunati baciatele, e anche
tutti danzate vinci, purché dopo fidanzate non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude. Se avete quell'idea, piuttosto astenetevici. Avete sentito?